Massimo Priaschi, agente di grande esperienza, siamo arrivati agli ultimi due giorni di questo calciomercato, che cosa ti aspetti? Eh beh, qualche colpo come sempre, insomma, no? È un po' una consuetudine che si arriva sempre alla fine del calciomercato per poter poi sperare di spuntare l'occasione migliore, quindi sicuramente ci sarà qualche colpo anche quest'anno. Ci sarà qualche movimento anche da parte di qualche tuo calciatore, in particolare Lasagna? Sì, adesso vediamo, stiamo parlando, bisogna che le società si trovino d'accordo e poi dopo vedremo quale sarà la soluzione migliore per il giocatore, e per il Carpi e per la società con la quale viene richiesto. In questo momento la soluzione più praticabile per un suo trasferimento quale può essere, quella dell'Udinese? Ma ce ne sono un paio che si sono fatte avanti in modo importante, adesso vedremo, insomma, questi c'è ancora domani, dobbiamo aspettare, vediamo. Per quanto riguarda invece Salifu, sembrava fatta per il suo trasferimento in Belgio, e poi che cosa è successo? No, poi è saltato perché per una questione di costi, e quindi adesso vediamo se si riesce a trovare una sistemazione in Serie B. Per quanto riguarda invece in generale questo calciomercato che ha regalato grandi colpi, la Juventus è la regina del mercato senz'altro, insomma, questo ti rende felice da ex bianconero? No, assolutamente, credo che insomma la Juventus non avesse bisogno di grandi innesti e invece ha fatto proprio veramente dei colpi di mercato importantissimi, mirati e importantissimi, quindi rimane la squadra, il club avvantaggiato sugli altri, e poi vedremo insomma come si muoveranno l'Inter, che si sta già muovendo, ha fatto dei colpi importanti, e poi il Milan, la Fiorentina, insomma la Roma. Al di là di Higuain, qual è stato secondo te il colpo più importante di questo mercato fino a questo momento? Tenere Dybala, secondo me è un giocatore che può diventare veramente straordinario.